Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Io sono ZCloud ed eccoci qui tornati con un nuovo episodio riguardante le 10 curiosità sui calciatori, ragazzi. Oggi siamo qui per parlare di Lucas Paquetá, il nuovo acquisto del Milan. È un ragazzo del 97, quindi ha soltanto 21 anni e si spera appunto che diventi una giovane promessa, quindi un talento a livello mondiale, come appunto Neymar, Coutinho o i brasiliani che tutti noi appunto conosciamo. Bene ragazzi, prima di partire col video vi invito come al solito a iscrivervi al canale e se vi siete persi qualche episodio riguardante appunto le 10 curiosità sui calciatori, vi invito appunto a selezionare la playlist e guardarla, a guardare tutti i video che vi interessano, perché ragazzi veramente ci sono delle chicche da non perdere. Adesso bando alle ciance e cominciamo con il video. Ecco a voi 10 curiosità su Lucas Paquetá. Il suo nome è Lucas Tolentino Coelho de Lima, più comunemente conosciuto come Lucas Paquetá. Perché appunto questo nome? Perché appunto lo prende dall'isola in cui nacque, cioè l'isola di Baia di Guanabara a Rio de Janeiro, chiamata appunto la Ilha de Paquetá, che è un termine che in dialetto tupi vuol dire molte conchiglie. Lo sapevate che Lucas ha una storia simile a quella di Messi? Infatti, crebbe nelle giovanili del Flamengo, dove, quando venne inserito nella squadra Under 15, doveva fare i conti, insomma, con un fisico troppo esile e un pregiudizio generale sul suo fisico, appunto. Il brasiliano era infatti alto appena 1,53 m ed era sottopeso e aveva anche l'aggravante di un problema osseo. Con il Flamengo ha collezionato 57 presenze e 12 gol dal 2016 al 2018. Con l'acquisto di Paquetá, il Milan ha battuto un interessante record. Infatti, si tratta del brasiliano più pagato che arriva in Serie A. Come voi sapete, precedentemente in Serie A è arrivato Gabigol, che è costato all'Inter 29,5 milioni. Poi, se facciamo un passo indietro, quindi un salto nel passato, ricordiamoci di Alexandre Pato, che venne acquistato sempre dal Milan alla modica cifra, insomma, di 24 milioni. Poi ci furono altri tre colpi rossoneri, proprio di molti anni prima. Stiamo parlando di Thiago Silva, che fu acquistato per 10 milioni, e Kaká 8,5, quindi di diritto in questa top non possono entrare. Dati i problemi fisici del figlio, i suoi genitori decisero appunto di sottoporlo a un trattamento medico per farlo crescere, senza badare a spese. Infatti, grazie all'assunzione periodica di integratori alimentari, in 3 anni il fisico di Lucas cambiò completamente. È fidanzato con Maria Eduarda Fournier, con la quale ha moltissime foto sul suo profilo Instagram. La ragazza sembra apparentemente una ragazza semplice, acquestapone e dal sorriso candido è bellissima. I due stanno insieme da qualche tempo e, come ogni coppia, sognano di mettere su famiglia. Lo sapevate che grande amico di Vinicius Junior, che è un altro talento brasiliano che è stato appena acquistato dal Real Madrid per una somma che si aggira attorno ai 46 milioni di euro. I due si conobbero durante il raduno della Under 20 della nazionale brasiliana. In Brasile, il giovane Lucas viene considerato un mix tra Neymar, che ricorda soprattutto nel dribbling nello stretto, e l'ex stella rossonera Ricardo Kaká, che sembra emulare grazie al piede educato e alla sua falcata. Potrà mai riconquistare i cuori dei tifosi rossoneri il giovane Lucas, come fece appunto Ricardo Kaká qualche tempo fa? Una cosa in comune con Ricardo: Lucas ce l'ha, ovvero il ruolo. Hanno infatti lo stesso ruolo, cioè un centrocampista offensivo centrale che può diventare anche mezzala, uguale a Kaká. Neymar recentemente ha rilasciato delle dichiarazioni con cui fa i complimenti al giovane Lucas, definendolo un crack del calcio brasiliano e sponsorizzando così il connazionale. Paquetá è un grande giocatore e conosco le sue qualità. Sono sicuro che sarà un crack del calcio mondiale. E se garantisce Neymar? Lucas è giovane, ma ha già le idee molto chiare. Infatti va matto per le auto sportive di lusso. E se fate un salto sul suo profilo Instagram, vi accorgerete subito di una foto con la sua Lamborghini nera opaca. Ragazzi, bellissima, non c'è che dire. Ebbene ragazzi, il video si conclude così. Spero come al solito che vi sia piaciuto. Vi invito a commentare qui sotto se tutte queste curiosità le sapevate già.
Se volete degli altri video del genere, scrivetemi di quale calciatore volete appunto io faccia le curiosità. Vi invito infine a iscrivervi al canale, ragazzi, che è molto molto importante. Arriviamo ai 1500 iscritti, che è la meta appunto che mi sono posto da raggiungere, insomma, entro fine mese. Spero vivamente che il tutto sia di vostro gradimento. Adesso è veramente tutto. Ciao da Z Cloud.